Doppio trasloco per il presidente uscente Sergio Mattarella al Quirinale e nella sua città, Palermo. Eloquente la foto pubblicata su Twitter dal portavoce Giovanni Grasso, un ingombro di scatoloni contenenti gli oggetti personali del presidente in un ufficio del Colle, accompagnata dal commento «fine settimana di lavori pesanti». Uno scatto che sembra parlare chiaro a chi crede sia ancora auspicabile l'ipotesi di una sua rielezione. Mattarella non è disponibile per un mandato bis e trasloca in vista dell'arrivo del suo successore. Via, via. Vieni via di qui. È lunedì mattina, a Palermo il cielo è coperto. Mentre l'Italia si prepara al primo giorno di votazioni, a casa del presidente, al sesto piano, in via Libertà, è in corso il trasferimento di tutti i suoi mobili e ricordi di una vita. Direzione Roma e il suo nuovo appartamento preso in affitto nella capitale. Lei sa dove andrà a abitare il presidente della Repubblica? Noi sappiamo in questa via. Non lo sa? Io e Mattarella resti al Quirinale, perché il binomio Mattarella-Draghi ha un valore assoluto a livello planetario. Mia moglie l'aveva anche incrociato quando aveva visto la casa, però non so esattamente poi. È sicuramente uno dei migliori presidenti della Repubblica che abbiamo avuto negli ultimi anni. Non può che fare piacere, insomma, un vicino di casa così credo lo vorrebbero tutti gli italiani. Ah, io sarei il suo secondo settennato, guardi se me lo chiede. Un materasso, una cassettiera, tanti scatoloni sfilano con calma sotto gli occhi di una folla di curiosi nella via in cui venne assassinato il fratello Piersanti. È mezzogiorno quando il presidente esce dal portone, alza la mano per fare un cenno di saluto e sale su un auto blu. Al suo rientro seguirà proprio da qui, dalla sua città natale, i primi scrutini per eleggere chi prenderà il suo posto.